Daniele Isetti, parliamo di handbike, forse il volto più bello del ciclismo italiano questo. Molto estremamente interessante e assolutamente questo abbinamento con la città di Assisi ci rende estremamente felici, perché si abbina in una maniera estremamente importante lo sport, il ciclismo, il paraciclismo con una città che, non dimentichiamolo, oltre alla cultura ovviamente che l'accompagna, ha legato il proprio nome anche a quello di Gino Bartali, per cui assolutamente sono assolutamente soddisfatti che la finalissima della decima edizione del Giro d'Italia in bike si disputi ad Assisi, e sarà sicuramente questo 29 settembre, peraltro lo stesso giorno dei campionati del mondo su strada. Insomma, sarà sicuramente una giornata di sport indimenticabile. Il movimento paralimpico dà molto alla Federazione Ciclistica Italiana. Ricordiamo che noi abbiamo il commissario tecnico più vincente al mondo. Sì, assolutamente sì, è un movimento che ci dà grandissima soddisfazione, insomma. Oltre alle medaglie c'è qualcosa in più in queste soddisfazioni, perché c'è sicuramente anche un aspetto umano estremamente importante, e questo ci rende veramente molto orgogliosi. Come commissario del Comitato Umbro la soddisfazione ovviamente è duplice, in quanto appunto l'Umbria, ospitando questa finalissima del Giro in bike, si pone ovviamente all'attenzione di tutto il panorama nazionale per quanto riguarda il paraciclismo, a dimostrazione di quanto questa regione sappia esprimere a tutti i livelli. Si dice sempre che il ciclismo è una vetrina aperta nel territorio. Questa tappa è incredibile, si corre avendo di fronte o Assisi o Santa Maria degli Angeli, siamo sempre all'interno dell'UNESCO. Sì, è veramente una cosa incredibile. Il patron Leoni ha detto anche che magari i partecipanti potrebbero anche rallentare un pochino per vedere le bellezze del territorio che la corsa attraversa. Sono patrimoni che ovviamente sono assolutamente patrimonio dell'umanità, quindi siamo veramente molto orgogliosi che queste strade vengano appunto messe a disposizione dei nostri atleti, e questo come ciclismo ci mette appunto, in quanto disciplina molto legata alla storia del nostro paese, ci dà ancora una maggiore responsabilità nel momento in cui appunto si gareggia su queste strade che sono appunto patrimonio dell'umanità. Spendiamo due ultime parole per l'UCI Petrignano, una società che fa promozione del ciclismo a 360 gradi. UCI Petrignano sicuramente va il nostro applauso, fa veramente tanto, fa attività in diverse discipline ciclistiche, in diversi settori, per cui insomma davvero è un'attività estremamente variegata, multidisciplinare come federazione stiamo dicendo da diverso tempo, per cui insomma assolutamente il fatto che faccia un'attività, per fare un esempio, sia che i giovanissimi che con il settore paralimpico, la dice veramente lunga sulla validità di questo sodalizio. Peraltro l'UCI Petrignano ha due dirigenti che sono inseriti all'interno del comitato regionale, Marco Borietti per quanto riguarda il ciclocross, e oggi scherzosamente, ma forse nemmeno tanto, abbiamo detto anche responsabile regionale del settore paralimpico, e Germano Cozzari che è un collaboratore del settore fuoristrada.